Siamo a Roma, nello studio dell'artista Sandro Trotti, che è il direttore artistico dello Spoleto Festival Art. È un artista che io definirei un grande movimentista dell'arte e della cultura. E quindi è in sintonia con tutte le nostre attività. E Sandro è, oltre ad essere un movimentista, ma è un artista fortissimamente internazionale. E spieghiamo il perché, Sandro. Beh, E che cosa è in programma soprattutto? in programma in Cina, è in programma nel 2015 una grande mostra dei maestri cinesi che hanno studiato in Europa e negli anni 30, che sono tutti deceduti, ma le opere stanno in Cina. Allora vogliono fare la mostra Trotti e questi maestri cinesi che sono stati in Europa. La cosa è stata proposta da Fan Tian, che è il direttore dell'Accademia, e fino a pochi giorni fa era direttore del Museo Nazionale di Cina a Pechino. Adesso è direttore dell'Accademia Centrale a Pechino. Lui è il critico d'arte più famoso, vuol fare questa mostra perché dice che io, dopo tanti anni di insegnamento in Cina, sono stato accettato e ho influenzato, secondo i professori cinesi, un po' l'arte moderna cinese, perché oltre ad aver portato le forme e i colori della cultura occidentale, loro mi hanno accettato perché dice che io ho il segno orientale. Allora, in questo senso, sono stato accolto come innovatore perché ho portato una cultura nella didattica del colore inserita in un segno che è il segno tipico orientale, Quindi che io già Trotti avevo innato. ha in qualche modo influenzato le nuove generazioni di artisti cinesi. E Trotti è stato influenzato dagli artisti cinesi. Infatti, vita natural durante, io ho il contratto per andare a insegnare in Cina. Ho insegnato in tutte le accademie di Cina, quasi tutte, da Pechino, Wuhan, Tianjin, Canton. E adesso, vita durante, andrò a insegnare sempre a Canton. E quest'anno poi ci saranno quattro mostre, sempre a Canton, in Cina, le quattro città, per ogni città dove ho insegnato, Trotti i suoi allievi, che sono poi tutti professori d'accademia. Ma queste cose le dico con un po' di pudore, ma gli italiani non interessa molto. I cinesi lo sanno, quindi lo sanno tutti. Per gli italiani possiamo dire che Sandro Trotti aveva un suo museo nelle sue Marche, nel Ah, suo Marche, fermo, nella prossimo città. anno si inaugura il museo. Affermo, mentre in Cina, prossimo anno si inaugura il Museo Trotti, si è già inaugurato il Centro della Ricerca in Pittura Trotti e vogliono creare, prossimo anno sempre, stanno traducendo tutti i cataloghi miei in cinese e vogliono fare, oltre il Museo Trotti, vogliono fare una sezione distaccata dell'Accademia di Pittura intitolata Trotti. Vabbè, ma in Cina ormai sono tanti anni, sono considerato più cinese che italiano. Poi oltre a questo ci sarà molto a breve una grande mostra di Trotti in Spagna. Ah, il 24 di novembre si inaugura a Saragozza una mostra al Museo Goya di Saragozza. E poi grandi progetti che Sandro Trotti ha anche a New York, giusto Sandro? Ah, sono stato luglio-agosto a New York dove ho fatto la mostra di incisione alla Biblioteca Nazionale di New York. Fra pochi giorni uscirà questo calendario sulla mia pittura fatto dalle grafiche Fioroni che poi verrà dato a te e a lui. Grazie, maestro. Siamo onorati di avere disegnare i giorni con la tua arte, Sandro. Eh sì. Poi tu che stai fotografando tutti questi cataloghi qui,
In tutti risulta troppi. Cinesi, sono tutti cinesi. Senta, maestro, ma queste donne cinesi le piacciono molto di più delle donne italiane perché su questo suo libricino di grafica, con questi suoi nudi, lei dice che la donna cinese è più bella della donna italiana. No, io dico che la donna italiana è più formosa, la donna cinese ha una grazia femminile inarrivabile. E quindi poi ha il viso, diciamo, come si può dire, come una porcellana, è un bianco. Marmoreo, come una porcellana, non è, diciamo, intristito da trucchi, da sovrastrutture, Sì. è la purezza di questo pallore che ha una luce, che manda luce, come la manda la porcellana. Bene, giustissima la domanda, Paola, ma concluderei proprio con una citazione. È come dire a Don Juan, dire scegli una donna, qual è per te la migliore, no? E nell'opera Don Juan disse, io non posso scegliere nessuna, se no mi priverei a una terza. Questo è quello che pensa Filipponi delle donne. Io devo dire che per dipingere una donna cinese è interessante perché le donne occidentali hanno delle forme chiaroscurali, il disegno delle labbra, del naso, degli occhi. E invece le donne orientali hanno gli occhi sulla diagonale, che sono inquietanti. Il disegno del naso ha le narici come quelle di un animale perfetto, sai, le narici la bocca come una fragola, come una frutta. Insomma, mentre nella figura occidentale poi è piena di chiaroscuri, la forma della donna orientale è un puro disegno, non ha bisogno di chiaroscuro, è un segno puro, è come una scrittura, come una scrittura. Loro assomigliano alla scrittura, le forme.